né al cielo, si chiama un giudice. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità di una ragazza irriverente che ti avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù, quella più indecente è te. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché al cuore troppo vicino. Insomma, veglia dall'ora del rancore, che preparai gli esami e diventai procuratore, per imboccare la strada che dalle panche di una cattedrale porta alla sagrestia, quindi a vacante per in tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon amore, a che la sbarra in piedi mi dicevo vostro onore, e affittarvi alla boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflette nell'ora dell'addio. Non conoscendo affatto la statura di Dio.